attenzione ragazzi, perché c'è un big match prima della fine del mercato, proprio contro il Borussia Mönchengladbach, il secondo in classifica contro il primo della classe. Potrebbe succedere di tutto e io voglio anche provare a fare un'ultima offerta per Marco Reus. Ormai abbiamo capito che Real Madrid si accontenta di una cifra simbolica oltre al cartellino di Leroy Sané, perché ha la possibilità di aspettarlo. Io provo a offrirgli ancora meno, 2 milioni contro i 3 che gli avevo offerto prima. Vediamo se accettano. Ok, accettano anche 2 milioni, quindi risparmiamo un ulteriore milione di euro. Sappiamo bene o male le condizioni di contratto che vuole Reus e sappiamo che con i soldi che abbiamo a disposizione possiamo quasi accontentarlo. Questa è la mia offerta, 180.000 a settimana, 800.000 di bonus di ingaggio e 5 milioni ogni 25 gol. Ma come? La cifra è ridicola. Ma Reus, ma allora tu non vuoi tornare a giocare per noi, tu non vuoi tornare a giocare nel tuo Borussia. L'offerta era più che buona secondo me. Non mi arrenderò, quella trattativa la porterò avanti fino all'ultimo minuto di mercato. Adesso vado a giocare contro il Borussia Mönchengladbach. Ok, andiamo a giocare questa partita super emozionante, super decisiva. Abbiamo fatto le ultime due di campionato, questa compresa, insomma, contro le squadre che ci vogliono togliere lo scudetto, ci vogliono togliere il trofeo nazionale tedesco. Bartra ha ancora il cerotto, come aveva Milinkovic l'altra volta, e io non voglio assolutamente rischiarlo. Voglio che sia pronto per essere super decisivo da subito. Gioca Caldara in una coppia tutta italiana con Rugani, Weigl, Gosse, Milinkovic, Savic, il ritorno, Angel Gomez, Sadio Mané, Harry Kane, insieme a Kimmich e Guerreiro sugli esterni. Ovviamente la porta sarà difesa da Roman Burki. Questa è la squadra post mercato. Abbiamo ancora la possibilità di far tornare Marco Reus all'ovile e sarebbe super incredibile, un colpo di scena allucinante. Per adesso vanno benissimo questi, però non ho paura. Questa volta voglio portare a casa i 3 punti ad allungare ancora una volta in classifica. Non mi accontento più del pareggio, che sarebbe comunque un risultato molto molto positivo vista la classifica, ma voglio provare ad ammazzare il campionato in uno scontro diretto. Giochiamo fuori casa, quindi sarà ancora più difficile fare risultato pieno, ma noi non abbiamo paura, noi abbiamo dei giocatori super mega forti. Weigl si allarga subito su Guerreiro, attenzione, la prima palla è giocata anche dal nostro centravanti Harry Kane, attenzione che si crea il buco, lo spazio, Harry Kane in area, prova il pallonetto, un po' come Angel Gomez contro il Bayern Monaco e come Gosse in ogni gol in quest'anno, ma non è andato a buon fine. Ma la palla è ancora qua, Angel Gomez, ancora Harry Kane, subito dentro per Sadio Mané, non c'è lo spazio questa volta, allora Sadio Mané deve tenere la palla, ancora Sadio, prova ad andare in aria a sfondare, la palla che arriva dalle parti del portiere. Caldara, Rugani, tocca il suo primo pallone in maglia Borussia Dortmund, segue Guerreiro per far andare l'azione offensiva per deglizzazione. Harry Kane a cercare Sadio Mané, Sadio si appoggia a Angel Gomez che prova a fare gioco dietro le punte. Eccolo qua, Sadio Mané, l'uomo più avanzato, prova a girarsi, lo fa molto bene, ancora Sadio riesce a sgusciare. Sadio Mané vuol far andare Milinkovic-Savic che è tornato ed è pronto a fare la differenza pure lui con un cross così per Harry Kane che di testa tira una fucilata ma in mano a Sommer. Attenzione perché sono pericolosi loro adesso, c'è Kramer che può farci male, ancora Kramer la mette dentro, prova a farci piede perno, la giocata è micidiale ma Kimmich capisce tutto e fa ripartire l'azione, la prima giocata decisiva di Kimmich, eccolo qua, Harry Kane che prova a allargare per Sadio Mané, in qualche modo arriva sul pallone, poi si appoggia ancora una volta a Kimmich con un numero, è ancora dentro così, Sadio Mané che sta basso in questo momento, Weigl amministrando il pallone, Gozze apre tutto su Guerreiro, guardate come giriamo bene la palla, verticalizzazione, eccolo qua, Angel Gomez che riceve palla da Harry Kane e Angel Gomez la perde nel momento decisivo. Sadio ruba una palla, un bel break, attenzione c'è anche il Gomez che si butta dentro, allora la palla servita proprio dal nostro bomber, dal nostro centravanti, da Harry Kane, ancora anche il Gomez che la prova a ridare proprio al nostro numero 9 che con un colpo di testa incredibile spiazza il portiere, trova il gol dell'1-0, il tridente lavora bene, il tridente recupera palla e poi anche il Gomez si allarga, benissima serie di numeri di finte e questo colpo di testa micidiale è l'ABC di questo nostro modulo, di questo nostro modulo di giocare con il trequartista che va a cercare l'attaccante. È l'attaccante di testa che segna, freddo sotto porta, capocannoniere della squadra, capocannoniere della Bundesliga con 13 gol, sempre decisivo il nostro numero 9, Harry Kane, 13° gol in Bundesliga. Guerreiro la bandierina chiama a sé qualche giocatore, risponde Munir, presente, eccolo qua Munir sul suo mancino, ancora la rimette dentro, ancora un colpo di testa e ancora un gol incredibile, questa volta segnato da Mattia Caldara che gioca al posto di Bartra che non è ancora pronto per rientrare e Caldara dice ci sono anch'io, voglio giocare titolare anch'io, tenetemi in considerazione perché non sono morto, sono ancora qua, e Munir invece si riscatta e dice sono un giocatore importante, inutile che andate a cercare Reus perché io rimango qua, mi gioco le mie carte. Grandissimo stacco di testa, grandissimo gol di Caldara, il 2-0 che ci serviva per rimanere un po' più tranquilli.
Kimmic va a cercare Milinkovic Savic, attenzione ancora Milinkovic dentro per Kimmic che va in pressione offensiva per la prima volta in maglia Borussia, trova anche il gol incrociando, un gol alla Florenzi, ma questo è tutto di Joshua Kimmic, alla prima presenza trova il gol del 3-0 al 75esimo, aver scambiato un ottimo 1-2 con Milinkovic Savic, va dentro, tira e fa gol, il Bayern Monaco è solo un lontano ricordo, adesso Kimmic gioca per noi, gioca per vincere la Bundesliga con la maglia della squadra prima in classifica, adesso possiamo dirlo, abbiamo preso più 3 anche sulla seconda e quindi dovrebbe essere addirittura a meno 9, pare al Bayern Monaco se dovesse aver vinto. Kimmich decisivo alla prima presenza. Munir con il tacco subito a cercare, eccolo qua Harry Kane che dà la palla dietro la difesa per Milinkovic Savic che può portarla ancora in posizione da trequartista, ancora Milinkovic aspetta il momento giusto e poi serve Harry Kane, riusciamo ad arrivarci ancora noi con Tagliafico, la palla che rimane buona, serve Guerreiro, ancora noi, teniamo sul pallone Diawara, può amministrare, può impostare ma finisce qua dopo l'esordio dei nostri 3 nuovi acquisti super decisivi sia Rugani sia Kimmich, Diawara ha fatto il suo entrando, tutti contenti, Caldara applaude, il 3-0 è un risultato netto, un segnale forte alla Bundesliga. Il Real Madrid ha offerto 20 milioni per Bartra e invece il Villarreal ha offerto 22 per Tagliafico. Tagliafico potrebbe essere sacrificabile perché comunque abbiamo già dei terzini, ma in realtà anche Bartra, però Bartra è troppo più forte. Non lo so, sono un po' indeciso. Diciamo che Tagliafico ci dà la possibilità di prendere molti più soldi, ma a così poco tempo dalla fine del mercato è difficile fare queste cose. Io Bartra lo vorrei tenere, sono sincero. Mi piace molto di più di Tagliafico, però Tagliafico può fare due ruoli. Provo a fare questa cosa, trattiamo. Provo a chiedere 34 milioni di euro per Tagliafico. No, loro vogliono darci molto meno. Allora, rimuovo la clausola per la rivendita, nuova offerta per il cartellino. 30 milioni di euro per Tagliafico. Loro ce ne danno 27,3. 28 milioni e 500 mila euro. Vediamo niente, troppi soldi per loro. Provo a chiedere 30 milioni di euro per Bartra, vediamo se sono disponibili. Niente, c'è troppa differenza, quindi non dobbiamo neanche pensarci, nessuno dei due è partito. Ok, mancano 10 ore al termine del mercato e noi dobbiamo provare a riportare a casa Marco Reus. No, non ci credo. Non riusciamo a fare una nuova offerta per Reus. Non c'è tempo. Non c'è tempo! Ora possiamo provare a puntare su altri giocatori. E quindi vediamo se almeno Ferreira Carrasco, ma vogliono un terzino sinistro, attenzione. Io però non mi arrendo, ho il diritto e il dovere di provare a cedere l'eroe Sané nelle ultime ore di mercato perché comunque non potremo usarlo, quindi magari anche perdendoci a livello di valore del giocatore devo provarci. Loro però vogliono un'ala destra, ma non ha senso, se io ti offro questo perché devo darti via questo, mancano 10 ore alla fine del mercato, termina la trattativa. Mi gioco l'ultima carta, l'ultimo giocatore che posso provare a acquistare è Riyad Mahrez. Se non riusciremo a prendere lui, annulleremo tutte le offerte e andremo alla fine del mercato. Perfetto, vogliono un portiere. Trattativa terminata e mercato terminato. Rimaniamo così. Le abbiamo provate tutte, non siamo riusciti a dar via un giocatore giustamente, essendo infortunato. Siamo riusciti comunque a vendere Daoud a 75 milioni, come potete vedere, e abbiamo rifatto la squadra nei punti dove ci serviva andare a ritoccare. Sono soddisfattissimo. Solamente un'ora al termine, si sono visti diversi trasferimenti molto molto interessanti e finisce qua il mercato in Bundesliga. La nostra squadra è pronta, ecco qua i nostri fenomeni, ecco qua i nostri campioni. Secondo voi riusciremo a vincere la Champions e il campionato tedesco? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.